pomeriggio amici sportivi, in collegamento dal campo comunale di Montalbano per seguire la 14ª giornata del campionato di prima categoria Girone B. L'ST Savelletri ospita la Virtus Locorotondo per quello che possiamo definire un vero e proprio derby. Si può notare anche dalla coreografia l'entusiasmo che ci aspetta per questo incontro. Partita importante per il Savelletri, che vuole risalire la classifica. Andiamo a dare uno sguardo con la Virtus Locorotondo, che schiera tra i pali con il numero 1 Palmisano, 2 Mizzi, 3 Barnabà, 4 Pentasuglia, 5 Telesca, 6 Calicchio, 7 Palazzo, 8 Agostino, 9 Soleti, 10 Massafra, 11 Crupi. A disposizione di mister Maggiori con il numero 12 la Cirignola, 13 Carlo Palmisano, 14 Marangi, 15 D'Alessio, 16 Cupertino, 17 Valerio Palmisano, 18 Mastronardi. Per l'ICT Savelletri con il numero 1 Pugliese, 2 Aruanno, 3 Mancini, 4 Comes, 5 Lisi, 6 Giuseppe Palmisano, 7 Sibiglio, 8 Curlo, 9 Schiavone, 10 Rubino, 11 Comertini. A disposizione di mister Calamo con il numero 12 Olive, 13 Liuzzi, 14 Gieci, 15 Cisternino, 16 Di Carolo, 17 Cela, 18 Mammolo. Sarà il Savelletri a battere il calcio d'inizio, che attaccherà da sinistra verso destra dei nostri schermi. Maglietta bianco-celeste e pantaloncini neri. Dall'altra parte la Virtus Locorotondo con il solito completo rosso-blu. Noi ringraziamo gli sponsor che permettono questo evento: Savel Pesca, dei fratelli Gioioso, di Savelletri, e ristorante Sapore di Sale, sempre a Savelletri. Dirigerà l'incontro il signor Mariano della sezione di Lecce. È quasi tutto pronto per questo grande incontro. Penultima giornata del girone d'andata, 14ª di campionato, che oltre a Savelletri di Locorotondo vedre Grottaglie contro Leonese Erchia, Castellaneta Brilla Campi, Football Club Capusso contro San Vito, Manduria Sport contro Ragazzi Sprint Crispiano, Rinascita Rutilianese contro San Pietro Vernotico, San Marzano contro Norba Conversano e United Mottola contro Don Bosco Manduria. È iniziato l'incontro con il Savelletri ad impostare, lancio lungo, buona chiusura con la palla che termina in fallo laterale a favore del Savelletri. Savelletri che in classifica ricopre la terz'ultima posizione. Classifica che viene in testa il Brilla Campi a 31 punti, pari punti con il Norba Conversano. A seguire 28 punti per il Grottaglie con la Rutilianese, 27 United Mottola, 24 San Marzano, 22 Capurso, 19 punti per Castellaneta, Manduria Sport e Don Bosco Manduria, 18 punti, 15 punti per il Virtus Locorotondo, 14 San Vito, Crispiano 10, come dicevamo in precedenza Savelletri 9, San Pietro Vernotico 5 e Leonese Erchie. Questa è la classifica già aggiornata con un punto in più per gli eventuali pareggi. Classifica che andrà sicuramente rivista dopo i risultati finali. Siamo sull'out di sinistra, viene messo giù il numero 9 Schiavone. Ci sarà calcio di punizione a favore Savelletri. Sale Mancini sulla sinistra, vuole dare profondità al Savelletri, viene servito invece il numero 9 Schiavone, anticipato, palla che termina in fallo laterale, resta davanti il Savelletri. Buona rimessa a favore della squadra di casa. Ultimo tocco di Stefano Rubino, ci sarà rimessa a favore Locorotondo, che riconquista il possesso in zona difensiva. Con le mani è pronto il numero 2 Mizzi, con la sportellata a centrocampo Crupi e Lisi, alla meglio il difensore del Savelletri. Lancio profondo dove non c'è nessun compagno, allora prova ad impostare con calma Agostino, rilancio profondo per Crupi, palla buona, ancora Crupi, prova a prendere posizione, messo giù in area di rigore, non c'è nessun contatto falloso,
può bloccare Pugliese che fa ripartire subito la manovra del Savelletri. Con calma Palmisano per Lisi, si va a sinistra da Mancini, verticalizzazione, anticipo secco da parte di Mizzi, poi ancora Mancini di testa, rimessa laterale a favore Locorotondo, con le mani pronto il numero 2 Ignazio Mizzi, classe 97, uno degli under schierati da parte del Locorotondo. Ancora Mizzi di testa, centrocampo, riesce a conquistare palla il numero 4 Gomez, palla deviata, occhio al Savelletri con qualche difficoltà nel mettere la palla fuori, arriva una conclusione da parte del numero 10 Massafra, controlla senza problemi Pugliese. C'è un po' di vento qui a Montalbano, dove il Savelletri a giocare contro vento in questa prima frazione di gioco. Prova a mettere ordine Curlo, Lisi, la palla dentro per Sibilio, ancora Lisi, lo scambio ancora con Sibilio, dentro a cercare il numero 11 Convertini, palla troppo lunga, può uscire al limite dell'area Giovanni Palmisano che va a recuperare palla, a servire subito Pentasuglia, Mizzi, lancio profondo dove c'è solo Palmisano che mette fuori, ancora possesso Locorotondo, palla alla porta, deve tornare indietro ancora da Pentasuglia a sinistra per Barnabà, altra verticalizzazione per Crupi, partito in posizione irregolare, aveva controllato bene, calcio di punizione a favore Savelletri. Batte Palmisano, molto alta il baricentro del Locorotondo, allora va al lancio profondo Palmisano, ben posizionato Telesca, recupera palla Savelletri, scivola Sibilio, palla che arriva ancora comodo tra le braccia di Palmisano, servito Pentasuglia, lancio profondo ancora di Agostino, questa volta fuori misura, dall'altra parte Pugliese può bloccare. Un ringraziamento va al Savel Pesca dei fratelli Gioioso e Sapore di Sale che permettono questo evento. Savel Pesca, tra l'altro il presidente del Savelletri che da 3 anni ha portato questa realtà in prima categoria, scalando dalla terza fino appunto alla prima categoria. Intanto c'è il fallo di Palmisano su Crupi, ci sarà calcio di punizione a favore Locorotondo quando siamo al 5° minuto del primo tempo, risultato fermo sullo 0-0. È pronto a battere Calicchio, la palla per Agostino, c'è spazio a destra per Mizzi, visto e servito adesso il dribbling di Mizzi, ne salta uno, non il secondo, la ripartenza del Savelletri, messo giù il numero 3 Mancini, non c'è fallo, recupera palla ancora il Savelletri che va a verticalizzare bene per Schiavone, recupera Agostino che viene anche trattenuto, calcio di punizione a favore Locorotondo. A battere Mizzi, torna indietro da Telesca, Palmisano, l'apertura per Barnabà, lo scontro duro con il numero 7 Sibilio, calcio di punizione a favore Locorotondo, una palla difficile quella dell'estremo difensore del Locorotondo, con Barnabà ha dovuto di testa. Andando a scontrarsi con Sibilio, resta a terra il numero 3 del Locorotondo, problema la zona lombare. Arriva lo staff medico per
Barnabà. Si rialza il numero 3. Il gioco con Telesca, Barnabà ancora fuori, adesso può rientrare in campo Telesca. È partito proprio Barnabà, ignorato Pentasuglia per Mizzi, verticalizzazione a cercare il solito Krupi di testa Benelisi, e ancora Mizzi prova a mettere giù Rubino, perde palla, prova a ripartire Locorotondo, altro errore, recupera però Calicchio solo per un attimo, ancora zona confusa al centro del campo, mette fuori Mizzi, sbaglia Rubino, rimessa laterale a favore Locorotondo, con le mani sempre Mizzi sulla fascia destra per Krupi di petto, bene per Palazzo, prova a chiudere l'1-2 il Locorotondo, mette fuori Agostino di testa, bene Telesca, poi in area di rigore a Ruanno con calma, va a servire a sinistra Mancini, sbaglia il suggerimento Mancini, Agostino vince un rimpallo, poi cerca un'apertura per Schiavone, recupera palla Barnabà, Telesca per Pentasuglia, lancio profondo per Krupi, mette fuori Lisi, altra rimessa a favore del Locorotondo, con le mani Mizzi, testa Krupi, prova a toccarla, recupera bene Lisi, poi difficoltà ancora per i Savelletri nella ripartenza, palla che scivola sul fondo, rimessa a favore dei padroni di casa. Lungo di Pugliese di testa Agostino, palla che resta lì, tocca Calicchio, ancora Calicchio a centrocampo, prova a spingere Massafra, batti e ribatti, palla che arriva Krupi, messo giù, intervento sul pallone, riparte il Savelletri con Schiavone che prova a girarsi, buona chiusura di Barnabà, Agostino, l'apertura a destra per Mizzi, di prima bene per Palazzo, ancora passaggio di ritorno per Mizzi, di prima il cross per Krupi, palla che resta lì, deve liberare il Savelletti, lo fa bene Palmisano, di testa ancora bene Telesca, pressing offensivo da parte del Locorotondo, prova a ripartire in contropiede il Savelletri, fermato adesso da Pentasuglia che non riesce a tenere la sfera in campo, trova una deviazione però, la rimessa a favore della squadra ospite, anzi no, c'è stato un contatto falloso, si ripartirà con il calcio di punizione a favore del Locorotondo, sulla sfera è pronto il numero 7 Palazzo. Palazzo con il Mancino, tocca Convertini, mette fuori Mancini, campanile alto sempre nella zona di Convertini che non aggancia bene, prova un dribbling Massafra, fermato Curlo, spalla alla porta, trova una rimessa laterale a favore dei propri compagni, con le mani pronto Francesco Mancini, palla dietro, pericolosa per Pugliese che mette giù, va a servire Lisi, lancio lungo di testa ben posizionato Agostino, Krupi aggancia, bravo
Palmisano. Occhio alla conclusione della distanza, palla sporcata, Krupi aggancia, prova a girarsi con una serie di maglie del Savelletti, poi arriva un cross debole, facile preda di Pugliese. Con calma Pugliese, dal rilancio lungo, Schiavone prova a prendere posizione, riesce solo a toccare. Calicchio, palla dentro, Krupi, la sponda buona ancora per Calicchio, apertura sinistra per il numero 10 Massafra, si torna indietro ancora da Calicchio. Parlamà, cross, mette fuori Lisi, lascia scorrere Mizzi, ci sarà rimessa a favore Locorotondo, con le mani subito battuta a favore di Palazzo, anticipato da Mancini, palla che arriva ancora a Mizzi, attaccato dal numero 7 Sibilio, che trova anche una deviazione, ci sarà rimessa a favore della squadra di casa. Con le mani Mancini per Rubino, palla profonda, era partito in posizione regolare Curlo, palla che resta in campo, fa sportellata e Schiavone, mette fuori Mizzi, di testa bene Palmisano. Lisi, lancio profondo intercettato dal Locorotondo, tra tre maglie del Savelletri, prova ad uscire Soleti che perde palla. Mancini mette giù, palla per Rubino, cercava la verticalizzazione, intervento buono di Telesca, con calma Agostino per Barnabà sinistra, verticalizzazione a cercare Krupi, buon anticipo da parte di Palmisano, altra verticalizzazione sbagliata però da Gomez, e allora prova a partire Massafra sull'auto di sinistra, ci sono due maglie del Savelletri, contenere Massafra che riesce comunque a crossare. Lisi rischia, perde palla, la recupera Calicchio, ancora Massafra sull'auto di sinistra, si è proposto bene Barnabà che va al cross, non ci sono deviazioni, ci sarà rimessa dal fondo a favore Savelletri. Pugliese, palla che tocca terra, prova ad allungarla il numero 8 Curlo, palla che diventa buona per il Savelletri, mette ancora fuori Locorotondo, dribbling di Palazzo, chiede un fallo Palazzo, non arriva il fischio del direttore di gara, ci sarà rimessa a favore degli ospiti con le mani pronto Mizzi. A sinistra dove c'è Barnabà, lancio profondo per Krupi, esce Pugliese, mette ordine Lisi, lancio lungo per Schiavone, protegge bene palla Schiavone, prova a far salire i suoi, la verticalizzazione dove è ben posizionato Pentasuglia, Mancini, altro lancio lungo per Schiavone, un altro aggancio buono del numero 9, prova a guadagnare qualcosa, finisce per perdere palla. Calicchio, Barnabà, ancora Barnabà, deve andare lungo Krupi, la mette giù, protegge bene, poi intervento sul pallone, finisce per perderlo, può distendersi adesso il Savelletri, veloce con Sibilio a destra, ben posizionato Convertini sull'auto di fondo, finta il cross, rientra sul sinistro, bene, messo giù, non c'è fallo, c'era stata una trattenuta di Barnabà, non arriva il fischio del direttore di gara con il Savelletri che poi prova a recuperare ancora la sfera da terra a Ruanno, finisce per commettere fallo, riparte il Locorotondo, ritmi adesso alti
intervento di Mancini, tocca Mizzi, mette giù Lisi con qualche difficoltà, riesce a servire comunque Rubino, poi a centrocampo prova a prendere posizione Agostino, si gira bene Soleti, l'apertura per Palazzo che prova a entrare sul sinistro, prova la conclusione centrale, blocca Pugliese, con le mani Pugliese va a servire lì vicino Lisi, Mancini dentro a cercare Schiavone, palla buona per Rubino che prova a girarsi, va a servire ancora Schiavone, palla buona per Schiavone che deve provare il cross, lo tenta, buona chiusura da parte di Agostino, subito rimessa laterale battuta da Schiavone, palla dentro ancora per Convertini, si gira Convertini, non riesce a calciare, poi ancora sul fondo Convertini fa tutto bene, palla dentro, mette fuori Telesca, buona azione da parte del numero 11 Convertini che riesce a guadagnare un buon calcio d'angolo, il primo dell'incontro a favore del Savelletri, batterà lo stesso Convertini, palla sul primo palo per Schiavone, palla che resta lì, non riesce a spingerla Rubino, riparte il Locorotondo con Agostino, buon break, sbaglia però l'apertura, recupera bene Siviglio che prova a far ripartire i suoi, Siviglio occhio a Convertini a sinistra, messo giù Siviglio, non c'è ancora fallo, direttore di gara che sta facendo giocare molto, ottima apertura da parte di Crupi per Soleti che aggancia, recupera bene il numero 2 Aruano che finisce giù, calcio di punizione a favore del Savelletri. Il calcio di punizione è Pugliese, rilancio lungo di testa Barnabà, forse con una spinta, non secondo il direttore di gara, Locorotondo giro palla difensivo con Pentasuglia, destra per Mizzi, ancora Pentasuglia, Telesca, palla dentro a cercare Massafra che lascia sfilare, prova a raggiungere la sfera Barnabà, ben posizionato Palmisano, va a servire Lisi, messo giù il numero 8 Curlo, calcio di punizione a favore Savelletri, subito battuto, la palla profonda per Siviglio, palla che termina direttamente in fallo laterale, prende il gioco dopo un chiarimento tra il direttore di gara e il capitano del Savelletri, Curlo, Agostino per Mizzi, controllo non facile, recupera palla Curlo, poi Schiavone trattenuto, non c'è fallo, Telesca, Calicchio, lancio lungo dove c'è Mancini che stoppa senza problemi, poi Curlo per Rubino, di testa Mizzi mette fuori, apertura a sinistra per Palazzo, cerca una verticalizzazione, c'è stata una deviazione, ci sarà calcio d'angolo per il Locorotondo, battuto corto, il cross di Agostino sotto porta, si divora un gol Soleti, colpisce malissimo con il sinistro il numero 9 del Locorotondo, brivido per il Savelletri che potrà riprendere il gioco con la rimessa dal fondo,
Rovio lungo di Pugliese, di testa bene Rubino. Colpo al volto per Telesca, che perde sangue. Chiamato subito lo staff medico da parte del direttore di gara. Problema probabilmente al labbro. Si tratta di Calicchio, non Telesca. Noi ringraziamo gli sponsor che permettono questo evento. Savel Pesca dei Fratelli Gioioso e ristorante Sapore di Sale, con attività di Savel Letri. Lasciamo momentaneamente il campo Calicchio. È stato nessun fischio da parte del direttore di gara, si ripartirà con una palla a due. Numero 11, rimbambito, vecchio di merda a giocare, vergognati! Con Schiavone che va a restituire palla direttamente a Palmisano. Si riprende il gioco con Mizzi, campanile alto dove c'è solo Rubino che mette giù. Sbaglia il numero 11 Convertini, si era proposto bene Curlo, poi ancora Rubino, recupera palla Soleti, messo giù, arriva il fischio del direttore di gara, calcio di punizione a favore Locorotondo. Tanto era entrato in campo anche Calicchio. Telesca dietro per Pentasuglia, ancora Telesca. Schiavone chiede ai suoi di salire un po', di testa bene Palmisano per Arruano, lancio profondo di testa meglio Barnabà, che però si appoggia vistosamente sulle spalle di Sibilio. Calcio di punizione a favore Savelletri. Batte Palmisano, lancio lungo di testa Barnabà, palla che riesce comunque a recuperare Sibilio, il cross basso di Convertini mette fuori Barnabà. Di prima l'intervento di Arruano, prova ad uscire il Locorotondo con Soleti, arriva veloce Curlo che va a servire Mancini, palla lunga per Schiavone, suggerimento sbagliato
Telesca per il Locorotondo. Agostino, lancio profondo per Crupi, che aggancia bene. Crupi prova a liberare il destro, conclusione schiacciata che termina alla destra di Pugliese. Rivio lungo di Pugliese, di testa bene Rubino, l'anticipo di Telesca su Schiavone, lancio profondo di testa Barnabà, Sibidio, palla buona per Schiavone, Schiavone a tu per tu, la conclusione, grande recupero da parte di Pentasuglia, grandissima occasione per il Savelletri con Schiavone che forse ha aspettato un secondo di troppo senza riuscire a impattare verso la porta. Grande recupero da parte di Telesca con la palla che termina in calcio d'angolo, secondo calcio d'angolo a favore del Savelletri. Quando siamo al 29esimo minuto del primo tempo, 0-0 il risultato parziale. Una grande occasione per il Savelletri. Schiavone stava presentando a tu per tu con Palmisano. Intanto allontanato un componente della panchina del Locorotondo, dovrebbe trattarsi proprio di mister Maggiore. Si accomoda fuori dal recinto di gioco, si è pronti per questo calcio d'angolo affidato al numero 11 Convertini. Palla dentro di testa, la conclusione, la rete di Ivan Lisi che sblocca il risultato al 30esimo minuto del primo tempo. La rete di Ivan Lisi dopo gli sviluppi di questo calcio d'angolo di testa, è nato più alto di tutti il difensore centrale del Savelletri, sblocca il risultato. Gran gol, intanto arriva anche un cartellino giallo per Sibidio. A favore Savelletri, il rinvio lungo di Pugliese, recupera palla Soleti, l'apertura per Massafra che riesce a tenere la sfera in campo, poi buona copertura da parte di Aruanno che riesce a guadagnare anche una buona rimessa laterale. Thank you.
Palmisano, Arruangolo, lancio profondo, allunga Schiavone. Testa Sibilio, recupera Barnabà. Telesca, lancio teso lungo, esce Pugliese, va a bloccare. Sbaglia il rilancio Pugliese, messa laterale a favore Locorotondo. Con le mani Barnabà. Telesca. Pentasuglia. Rischia qualcosa Agostino. Ancora Telesca con calma. Si abbassa ancora Agostino. Lancio profondo per Crupi, di testa tocca Lisi. Palla che termina poi ancora tra le braccia di Pugliese. Lancio lunghissimo di Pugliese. Agostino tocca, arriva Mancini, sbaglia lo stop, riesce comunque a servire bene Rubino. L'apertura per Convertini, rientra sul destro, subisce fallo. Ci sarà calcio di punizione a favore Savelletri. Lisi, calcio di punizione teso di testa Telesca. Mizzi, gioco pericoloso da parte di Convertini, calcio di punizione a favore Locorotondo, che vuole velocizzare questo calcio di punizione sotto di una rete al trentesimo del primo tempo. Decide la rete di Ivan Lisi. Barnabà, Calicchio, la sponda buona per Soleti, che prova a guadagnare metri. Arrivano tre maglie del Savelletri, buona copertura da parte di Arruano. Si gira Comes, schiato fallo del Savelletri. Ci sarà calcio di punizione probabilmente a favore del Savelletri. Batte Giuseppe Palmisano, calcio di punizione teso, lascia sfilare Telesca, esce Palmisano. Calicchio, lancio lungo di Pentasuglia, di testa bene Palmisano, vince un rimpallo Soleti. Apertura a destra per Palazzo, mette fuori Mancini. Mizzi, ancora per Palazzo, palla che filtra, arriva bene Comes, lancio lungo di testa Agostino, mette fuori Rubino, ancora Locorotondo, Barnabà, palla buona ancora per la conclusione sporca di Palazzo, che subisce anche un fallo. Non c'è niente per il direttore di gara. Si ripartirà con la rimessa dal fondo a favore Savelletri. Resta comunque a terra il numero 7 del Locorotondo. Noi ringraziamo ancora Savel Pesca dei Fratelli Gioioso e Ristorante Sapore di Sale. Siamo gli sponsor che permettono questo evento tra Savelletri e Locorotondo. Manca di cavalli. Si rialza Palazzo, si può riprendere il gioco. Il rinvio lungo di Pugliese, prima di tutti Agostino. Crupi, esce bene Lisi, che poi va al rinvio, vince il contrasto Massafra. Palla dentro per Crupi, lascia sfilare la conclusione mancata di Soleti, ma grande recupero da parte di Curlo.
che commette fallo adesso al limite dell'area sul zona, sulla fascia destra. Ci sarà calcio di punizione, è pronto già il numero 7 Palazzo con il mancino. In barriera per Pugliese col mancino, vedremo se proverà a calciare Palazzo. Parte Palazzo direttamente in porta, Pugliese, palla che resta lì di testa, la traversa di Telesca. Palla che termina sul fondo, brivido per il Savelletri. Con Pugliese che ha respinto. In zona abbastanza centrale. Pugliese è richiamato dal direttore di gara per perdita di tempo. Velocizzare il rinvio. Rinvio sull'esterno. Palla per Schiavone che allunga subito. Ci arriva Convertini che prova ad uscire da una situazione difficile. La palla bene Comes, poi Aruano, ancora per Comes. La palla per Lisi. Cercato Curlo, arriva prima Mizzi. Ad andare via il suggerimento Mancini, poi Lisi per ancora per Curlo, prova a distendersi adesso il Savelletri, palla dentro buona per Convertini che deve rientrare sul destro, ancora Convertini, palla dentro ribattuta dal numero 8 Agostino che va a commettere fallo, calcio di punizione a favore Savelletri. Sul cronometro, 5 più recupero al termine del primo tempo, sempre in vantaggio una rete a zero il Savelletri. Al trentesimo decide la rete di Ivan Lisi. Cross basso che va a colpire la barriera, prova a ripartire subito il Locorotondo con il numero 10 Massafra. Servito Krupi, palla troppo lunga che termina sul fondo, rimessa ancora a favore Savelletri. Il via di Pugliese, palla che arriva a Curlo. Comes. Mancini, palla lungo linea per Convertini, prova ad allungare Convertini, arriva prima Pentasuglia, Calicchio, Massafra, l'apertura a destra per il numero 7 Palazzo, rientra sul sinistro il cross basso, ben posizionato Lisi, Mancini ad impostare con il numero 10 Rubino, palla profonda, cerca l'anticipo, non riesce ad evitare il fallo laterale Pentasuglia, rimessa a favore Savelletri. Con le mani Mancini per Schiavone, dietro per Lisi, lancio lungo nella zona di Sibiglio che mette giù, attaccato da Barnabà, va via Sibiglio, ne salta due, Sibiglio, limite dell'area di rigore, rientra su sinistro Sibiglio, la conclusione, troppo centrale, blocca Palmisano, buon lavoro di Sibiglio però, che si è smarcato di due giocatori,
dall'altra parte di testa a Ruando, mette in palo laterale a favore del Luco Rotondo. Pronto Barnabà per Calicchio, dietro per Telesca, addirittura la conclusione dalla distanza, non si fa sorprendere Pugliese che va a bloccare senza problemi, distanza notevole dalla conclusione di Telesca. Curlo non tocca di testa Mizzi, poi ancora Curlo, palla per Schiavone, recupera ancora Mizzi, la deviazione di Curlo in fallo laterale, pronto con le mani sempre Mizzi, di testa prova ad allungare Soleti, palla che arriva a Crupi, c'è il fallo di Lisi, altro calcio di punizione sempre sulla fascia destra per il Locorotondo. Batterà sempre con il sinistro Palazzo. La conclusione sul secondo palo, lascia sfilare Pugliese, non ci arriva Agostino, rimessa dal fondo a favore Savelletri. Troppo basso di Pugliese, recupera palla Massafra in area di rigore, il cross, ottima chiusura di Lisi, calcio d'angolo a favore Locorotondo, calcio d'angolo affidato al numero 10 Massafra. Palla dietro per una conclusione potente da parte di Agostino, trova il muro del Savelletri. Intanto proteste veementi da parte del Locorotondo. Per un contatto falloso. Intanto ci saranno 4 minuti di recupero. A terra Mizzi, dopo una serie di proteste ci sarà calcio d'angolo a favore dello Locorotondo, non più rimessa dal fondo, cambiata la scelta del direttore di gara. Pronto sempre Massafra a battere questo calcio d'angolo. Cartellino giallo per Convertini che non ha rispettato la distanza da calcio d'angolo. Bravo! Può morire, devono morire tutti, che vada bene! Palo, esce Pugliese, palla che resta lì, c'è stato un fallo ai danni del portiere del Savelletri, calcio di punizione a favore della squadra di casa,
Giove. Problema per Pugliese. Staff medico per Pugliese. Alza Pugliese che riprende il gioco dal calcio di punizione per Lisi. Mancini recupera palla, Agostino dentro per il numero 9 Soleti, sbaglia il suggerimento, prova a mettere fuori Aruano, mette fuori invece Palmisano, recupera Barnabà, Telesca il dribbling su Convertini, palla dentro troppo lunga, lascia sfilare Pugliese, rimessa dal fondo a favore Savelletti. Questo finale di primo tempo davanti, Barnabà per Gruppi, prova a girarsi Gruppi, trattenuto, non c'è più tempo, ci sarà, c'è il fischio, il duplice fischio del direttore di gara, finisce qui il primo tempo tra Savelletri e Locorotondo, vantaggio alla squadra di casa per una rete a zero, al 30° decide il colpo di testa dagli sviluppi di calcio d'angolo di Ivan Lisi. Noi ringraziamo ancora Savel Pesca di Fratelli Gioioso e Sapore di Sale, ci fermiamo per qualche minuto poi ancora insieme per il secondo tempo tra Savelletri e Locorotondo. Partiti per il secondo tempo tra Savelletti e Locorotondo, riprende il gioco il Locorotondo che va subito al rilancio lungo, attaccherà da sinistra verso destra dei nostri schermi. In questa seconda frazione la squadra ospite sotto di una rete, il Savelletti è andato in vantaggio al 30° minuto del primo tempo con il colpo di testa di Ivan Lisi. Rilancio lungo, facile preda di Palmisano, non ci sono stati cambi tra primo e secondo tempo. Locorotondo proverà a recuperare la rete di svantaggio. Barnabà prova a spingere sulla sinistra, recupera palla Gomez, dentro per Schiavone, messo giù, non c'è fallo, buon recupero da parte di Agostino che poi trova una deviazione in fallo laterale a favore del Locorotondo, con le mani ancora Barnabà per Telesca.
Pentasuglia, Agostino, ancora per Telesca, con calma il Locorotondo prova a spingere il difensore centrale della squadra ospite, rilancio profondo a cercare Crupi di testa, la sponda buona per Soleti, palla dentro, lascia scorrere Lisi, blocca Pugliese che va al rilancio lungo, se vedete a favore di Menti in questa seconda frazione, palla che tocca a terra, Barnabà non colpisce, arriva Telesca di testa, e ancora Barnabà, palla buona per Convertini che prova a raggiungere il fondo, il cross di Convertini è buono, mette fuori Pentasuglia direttamente in fallo laterale. Mani Barnabà dietro per Telesca, sbaglia, regala di fatto una rimessa al Savelletri, sale con le mani a Ruanno, mette fuori il numero 7 Palazzo, Crupi trattenuto, calcio di punizione a favore del Locorotondo. Di testa Ruanno, palla che termina in fallo laterale, sempre Barnabà con le mani. Telesca, lancio lungo, mette giù Rubino, non riesce a controllare Comes, allora Calicchio a destra per Mizzi, rientra sul sinistro Mizzi, poi servito Agostino, Telesca a sinistra per Barnabà, Massafra, palla profonda a cercare Soleti, trattenuto Palmisano, c'è il calcio di punizione a favore Savelletri, Rotondo che opera il primo cambio, è pronto ad entrare con il numero 18 Mastronardi che prenderà il posto del numero 9 Soleti. Prova a spostare gli equilibri davanti Mister Maggiore. Lancio lungo di testa a Mizzi, tocca soltanto, prova ad arrivarci Curlo, evita il calcio d'angolo Pentasuglia, rimessa laterale a favore Savelletri. Con le mani Mancini, intervento di Mizzi che va al rilancio lungo, mette giù Mastronardi che tocca il suo primo pallone. Le mani Mancini, la rimessa a favore Savelletti, Convertini, lo stop di petto, messo giù, calcio di punizione. Convertini con il destro, posizione angolata, due in barriera per Palmisano,
parte con Bertini, il tiro a giro, colpisce la barriera, palla che termina in calcio d'angolo a favore Savelletri. L'angolo affidato sempre a Convertini, la palla dentro direttamente in porta, Palmisano in due tempi blocca, con le mani il suggerimento per il numero 10 Massafra, lancio profondo a cercare Crupi, il cross di prima nella zona di Mastronardi, mette fuori Mancini, non bene, palla che termina in calcio d'angolo. Calcio d'angolo affidato a Massafra. Massafra, la palla dietro per Palazzo, lo stop, la conclusione, deve mettere fuori il Savelletri con Schiavone, lancio profondo nella zona di Convertini, l'intervento di Pentasuglia che riesce a guadagnare anche fallo laterale. Le mani è pronto Agostino, palla per Telesca, Barnabà, verticalizzazione per Crupi, lo stop difettoso, recupera palla a Ruanno, Palmisano per ancora Ruanno, Lisi messo giù, non c'è fallo, recupera palla Calicchio, Crupi, anticipo ancora buono da parte di Palmisano, poi palla che termina fuori, rimessa a favore del loco rotondo con le mani Barnabà per Agostino, dentro a cercare Palazzo, lo stop, palla che filtra per Crupi, cerca la conclusione, la prova il numero 6 Calicchio, palla che termina fuori di molto. Messa dal fondo pugliese, va lungo di testa, bene Calicchio, poi Agostino tocca, Schiavone mette giù, bene, finta Schiavone, prova ad andare via, perde una brutta palla, Mastronardi dentro a cercare Palazzo che prova a liberare il sinistro dall'altra parte, palla buona, sbaglia incredibilmente l'aggancio Massafra, poi si impegna per recuperare la sfera, ci riesce, va sul sinistro Massafra, poi sul destro, attaccato sempre dal numero 7 Sibilio che mette palla in fallo laterale con le mani Barnabà per Crupi, nell'area di rigore Crupi tocca di testa, mette fuori Rubino direttamente nella zona dove c'è Palmisano che prende la sfera al limite dell'area, servito subito Pentasuglia, verticalizzazione sbagliata, tocca Rubino, Agostino per Calicchio, palla dentro per Crupi, chiesto fuori gioco, non fischiato dal direttore di gara, Palazzo con il mancino, l'apertura per Massafra, il cross dentro, buona chiusura da parte di Aruanno, poi il rilancio lungo da parte di Sibilio, rimessa laterale a favore Savelletri dopo la deviazione di Palazzo, con le mani Aruanno, di testa Convertini allunga, palla in fallo laterale a favore Locorotondo, Barnabà con le mani per Agostino, Calicchio, Barnabà, Palazzo, con calma esce il Locorotondo, la palla dentro, anticipo ottimo di Crupi, poi Comes, prova ad andare via Barnabà, tutto solo, prova ancora a sfruttare la sua velocità, arriva Telesca, poi la palla dentro di Sibilio, mette fuori Pentasuglia, lancio profondo di Agostino nella zona di Mastronardi, aggancia bene Mastronardi col destro, prova a saltare Palmisano, arriva Ruanno, palla che resta in campo, Palmisano, lancio lungo nella zona di Schiavone che può agganciare, si gira Schiavone, arriva Mizzi, vince il contrasto Schiavone, messo giù, calcio di punizione a favore Savelletri, ottimo lavoro di Schiavone che
fa salire i suoi, fa respirare la squadra. Un calcio di punizione affidato a Lisi. Palla dall'altra parte a cercare Sibilio. Finta il cross, rientra sul sinistro Sibilio, poi lo effettua, buon cross, esce Palmisano che va a bloccare, rinvio lungo dell'estremo difensore del Locorotondo nella zona di Krupi, l'anticipo di Palmisano. Barnabà, Agostino, Calicchio, ancora Agostino, si torna da Barnabà. La palla buona per Massafra. Palazzo dentro per Krupi. Buona azione del Locorotondo. Mastronardi aggancia al limite dell'area, mette fuori Aruanno. La palla lunga di Comes, si è fatto male Aruanno. Problema all'inguine per il numero 2 del Savelletri. Abbastanza dolorante a terra. Terzino destro. Noi approfittiamo per ringraziare Savel Pesca di Fratelli Gioioso e ristorante Sapore di Sale, sponsor che permettono questo evento, 14ª giornata del campionato di prima categoria, girone B, derby tra Savelletri e Locorotondo, e avanti la squadra di casa, una rete a zero al 30esimo, decide il colpo di testa di Ivan Lisi. Tanto si è rialzato Aruanno che è momentaneamente fuori dal campo, si ripartirà con la rimessa laterale. Tanto c'è stato anche un altro cambio per il Locorotondo, è entrato il numero 15 D'Alessio al posto del numero 6 Calicchio. Lancio lungo di Agostino nella zona di Krupi, di prima il cross, quando la palla però oltrepassato già la linea laterale, rimessa a favore del Savelletri. Con le mani a Ruanno che è rientrato in campo nel frattempo, di testa a schiavone prova ad allungare, Barnabà per Agostino, D'Alessio, apertura a destra per Mizzi. Recupera palla Comes che colpisce l'arbitro, allora D'Alessio per Massafra. Comes chiede un fallo, intervento di Aruanno che mette in fallo laterale, con le mani Barnabà. La palla passa per Palazzo che cerca un cross, trova una buona opposizione di Aruanno. Ci sarà calcio d'angolo a favore Locorotondo. Batte Massafra, parte Massafra, palla sul primo palo, mette fuori Comes, poi Palmisano sulla tre quarti, recupera palla Pentasuglia, poi tocca Agostino, Rubino una spinta, non c'è fallo, ancora Agostino, la palla dentro per Massafra, sul fondo Massafra prova il cross, esce Pugliese che va a bloccare. Quando siamo al 16° minuto del secondo tempo, una rete a zero. Tanto si era fatto male Mancini, palla messa fuori in fallo laterale dal Savelletri, si ripartirà con la rimessa a favore del Locorotondo.
Lazio. Rotondo che restituisce palla a Pugliese. Il più lungo di Pugliese, lunghissimo, vediamo Schiavone, aggancia incredibilmente, grande aggancio di Schiavone, poi Convertini non riesce a tenere la sfera in campo. Ha fatto un aggancio davvero difficile Schiavone. Rimessa dal fondo, pronto Palmisano, il rinvio. Testa Comes, Agostino mette giù l'apertura per Palazzo, l'intervento di Rubino duro, arriva il cartellino giallo per Rubino, terzo ammonito per il Savelletri, oltre a Sibilio Convertini c'è anche Rubino. Il numero 10 Massafra, palla dentro per Crupi, di testa aveva toccato il numero 8 Agostino, si torna indietro da Palmisano, da Alessio, dietro ancora per Palmisano, rilancio lungo, molto vento, palla toccata di testa dal numero 8 Curlo, poi tocca anche Telesca, riprende il gioco con il Locorotondo, Agostino, l'apertura a sinistra per Barnabà, Palazzo di prima trova Comes, l'apertura per Sibilio. Il cambio di gioco, palla imprecisa al limite dell'area, ancora recupera palla Palmisano, Telesca per D'Alessio, si allunga un po' la sfera, poi riesce a ritoccarla, finisce per subire fallo. Batte subito Agostino per Palazzo, prova ad andare via Palazzo, messo giù da Ruanno, altro calcio di punizione per il Locorotondo. Adesso sta spingendo un po' il Locorotondo alla ricerca sempre del pareggio. Cambio anche per il Savelletri, fuori Sibilio con il numero 7, al suo posto il numero 15 Cisternino. Palazzo, Pugliese respinge, poi ci prova la conclusione di Mastronardi, palla sul fondo, alta, altro brivido per il Savelletri.
il rinvio lungo di Pugliese mette giù D'Alessio. Agostino. C'è stato un fallo fischiato al Locorotondo che prova ancora a spingere con il numero 10 di Massafra. La palla dentro, messo giù Mastronardi, non c'è fallo. Poi Mizzi in qualche modo prova a servire Massafra, la conclusione ribattuta. La rimessa dal fondo, sempre tra le proteste dei giocatori del Locorotondo. Devio lungo di Pugliese, mette fuori Mizzi. Rupi prova a toccare, palla buona per Massafra, l'apertura sinistra per Palazzo, cross di Palazzo, Mancini non colpisce, palla buona per Rupi, la conclusione centrale, respinge Pugliese, calcio d'angolo a favore Locorotondo. Locorotondo che adesso è in crescita in questo secondo tempo, sta spingendo parecchio in zona offensiva. Calcio d'angolo affidato al numero 10 Massafra. Mastronardi prova a deviare verso la porta, coordinazione non perfetta, palla che termina sul fondo, rimessa a favore Savelletri. Rinvio lungo di Pugliese, Agostino per Palazzo, dentro per Krupi, recupera Mancini che si allunga palla, poi interviene bene D'Alessio che recupera palla, prova a raggiungere il fondo D'Alessio, intervento di Rubini, palla che resta in campo, mette fuori il numero 15 Cisternino. Mizzi, la palla dentro per Massafra, si chiude bene Savelletri con Mancini, rinvio lungo, mette giù bene Pentasuglia che poi cerca il cross, esce Pugliese che subisce fallo, gioco abbastanza pericoloso da parte di Krupi che rimedia anche un cartellino giallo, intervento davvero scomposto di Krupi. Noi ringraziamo Savel Pesca di Fratelli Gioioso e Ristorante Sapore di Sale che permettono questo evento. Quando Pugliese è a terra, lo scontro in precedenza con Krupi, calcio di punizione a favore Savelletri, batte lo stesso Pugliese, palla per Rubino, non aggancia Schiavone, dall'altra parte Palmisano. Pentasuglia per Agostino, attaccato da Gomez, Telesca, Barnabà, mette giù Massafra, recupera palla bene Cisternino, Aro hanno messo giù, calcio di punizione, cartellino giallo per il numero 7 Palazzo.
arbitri ammoniti fino ad ora, 3 per il Savelletri, 2 per il Locorotondo. Ivan Giuseppe Palmisano, calcio di punizione lungo a cercare Convertini, mette fuori Barnabà, recupera palla Palazzo, una spinta ai suoi danni, calcio di punizione a favore Locorotondo, battuta subito da Alessio, dietro per Telesca. Palazzo dentro subito per Crupi, di testa a cercare Mastronardi, la sponda buona per la conclusione del numero 10 Massafra, palla che termina fuori alla sinistra di Pugliese, 28 sul cronometro, sempre in vantaggio il Savelletri per 1-0. Rinvio lungo di Pugliese nella zona di Schiavone che di testa tocca, non c'è nessuno però lì vicino a sé. Allora con calma Telesca, l'apertura a sinistra per Palazzo, sbagliata. Palla che termina fuori in fallo laterale, Barnabà. Telesca dietro per Palmisano, lancio lungo, Cisternino prova a mettere giù, poi arriva Agostino, ancora Cisternino, Rubino, palla dentro per Schiavone, posizione irregolare di Schiavone, calcio di punizione a favore del Locorotondo. Mancini di testa, poi Comes a centrocampo, Cisternino, l'apertura per il numero 8 Curlo, a sinistra per Schiavone, rientra Schiavone sul destro, ancora Schiavone, la palla per Rubino, forse con una mano Mizzi, calcio di punizione a favore Savelletri. Calcio di punizione per il Savelletri sulla sfera Convertini e Curlo. Parte Curlo direttamente in porta, palla centrale con i pugni, respinge, poi diventa buona per Convertini, la conclusione deviata ancora in calcio d'angolo, resta davanti il Savelletri, non se l'è sentita di bloccare Palmisano che ha respinto con i pugni, una conclusione piuttosto centrale quella di Curlo. Batterà lo stesso Convertini questo calcio d'angolo. Palla al centro dell'area, la traversa superiore, palla che termina fuori. Calcio d'angolo insidioso quello di Convertini, Locorotondo che riparte con Palazzo per il numero 8 Agostino, D'Alessio dietro per Telesca, Pentasuglia difficoltà, va al rinvio, tocca D'Alessio, poi Agostino, Barnabà a sinistra, Telesca
rinvio, rilancio lungo nella zona di Mastronardi, in testa Lisi, tocca Agostino, ancora Mastronardi, la sponda per Massafra, Palazzo, palla dentro, mette fuori Curlo, non benissimo, D'Alessio recupera, l'apertura a destra, Mancini va a recuperare palla, rilancio profondo, palla che passa, prova a raggiungere la curva, palla troppo lunga per tutti, Palmisano lascia sfilare sul fondo, rimessa a favore Locorotondo. Palmisano per Telesca, palla difficile, rilancio, tocca Mizzi, poi Rubino, forse un fallo su D'Alessio, si continua a giocare per il vantaggio, Agostino, Palazzo, palla dentro, recupera Savelletri, Curlo, l'apertura per Schiavone, posizione regolare, Schiavone prova a puntare Pentasuglia, ancora Schiavone, dentro bene per Gomez, che però si fa recuperare da Palazzo, allora prova a partire subito il Corotondo con Massafra, mette fuori il numero 2 a Ruanno, recupera Barnabà, ancora Agostino, palla dentro, tocca Cisternino, tocca anche Massafra, Mastronardi, l'apertura tocca la schiena di D'Alessio, allora recupera Curlo, ancora Schiavone, prova a guadagnare metri, prova a far salire i suoi, guadagna una buona rimessa laterale con le mani Mancini, palla per Schiavone, una spinta, non c'è fallo, poi Mastronardi di testa la meglio su Mancini, non c'è fallo, allora Cisternino con calma per Lisi, tanto c'è un problema per Mancini, forse crampi per il numero 3, ringraziamo gli sponsor Savel Pesca dei Fratelli Gioioso e Sapore di Sale che permettono questo evento, il derby tra Savelletri e Virtus Locorotondo. Tanto portato fuori addirittura da tre uomini Mancini, che sembra non farcela probabilmente. Mastronardi restituisce palla a Pugliese, rinvio lungo di Pugliese direttamente nella zona di Schiavone che tocca di testa, palla che arriva facile tra le braccia di Palmisano, servito subito Mizzi, Pentasuglia, Telesca, Barnabà a sinistra, Palazzo, ancora Barnabà, Telesca, lancio profondo nella zona di Massafra, recupera Gomez, poi Cisternino per Schiavone, un po' di spazio Schiavone, palla dentro per Gomez, Gomez finta il cross, poi lo effettua, palla che passa tutta l'aria, arriva a Rubino, la conclusione di Rubino! Per il 2-0 del Savelletri, raddoppia Rubino. Vai Maritza! Thank you.
la sostituzione per il Locorotondo, fuori il numero 2 Mizzi. Al suo posto il numero 17 Valerio Palmisano. Fuori anche Mancini, al suo posto il numero 14 Chiesi. Sul cronometro Savelletri 2 Locorotondo 0, il raddoppio del numero 10 Rubino, il fallo commesso da Convertini, calcio di punizione a favore del Locorotondo che adesso deve recuperare 2 reti di svantaggio a 8 più eventuale recupero al termine dell'incontro. Krupi, una spinta vistosa, calcio di punizione a favore Savelletri. Adesso viene meno anche la lucidità. Nella zona di Palmisano, Pentasuglia, lo scambio con il numero 4, il numero 8 Agostino, in testa Cisternino, ancora Agostino, Palazzo prova ad andare via da Ruanno, riesce a servire Krupi. Qui si fa sportellate alla meglio Palmisano, il numero 6 del Savelletri. Lisi, Cisternino, Campanile, poi di testa prova a metterla giù, recupera palla Massafra, il cross mette fuori Curlo, poi sbaglia Palmisano, come può Pugliese mette fuori, poi Curlo, l'apertura per Chiesi, lancio profondo, mette giù Pentasuglia, Barnabà, Massafra, sbaglia Massafra, l'apertura per Krupi, rimessa laterale a favore Savelletri che adesso non ha assolutamente fretta. Altro cambio in cassa Savelletri, fuori il numero 11 Convertini, al suo posto il numero 18 Mammola. Con le mani a Ruanno, intanto ci sono due palloni in campo, si continua a giocare con Comes al centrocampo, Lisi, Chiesi per Curlo, lo scontro con Pentasuglia. C'è il calcio di punizione per il Savelletri, contrasto falloso ai danni di Curlo, batterà Cisternino, palla morbida di testa, mette fuori Telesca, palla buona per la conclusione di Mammola, ribattuta, murata, quella che termina il fallo laterale. Con le mani Chiesi, Mammola tocca, palla che resta lì, Rubino di testa, palla per Schiavone che la mette dentro, ma c'è fuori gioco, gol annullato a Schiavone,
Si riprende il gioco con Massafra per Barnabà. Prova a recuperare Comes. Lo fa bene, riesce a recuperare un buon pallone. Poi Schiavone non riesce a tenere la sfera in campo. Con le mani ancora Barnabà per D'Alessio. Tenesca, lancio lungo direttamente in faro laterale. Con le mani a Ruanno, di testa Mammola per Schiavone. Altra palla uscita, altra rimessa laterale a favore Locorotondo. Con le mani Barnabà. Agostino, rilancio lungo per Krupi, col petto palmisano, mette fuori a Ruanno. Cisternino per Mammola, messo giù, non c'è fallo. Palla che termina ancora in faro laterale a favore Locorotondo, con le mani il numero 7 Palazzo. Non controlla Krupi, ne esce un'altra rimessa, battuta subito da Massafra per Agostino. Massafra, il cross buono per Mastronardi, il colpo di testa, palla che termina ancora sul fondo. Altro cambio per il Savelletri, fuori il numero 8 Curlo, al suo posto il numero 17 Cela. Allunga Ghiesi, Mammola lascia sfilare per Schiavone, commette Ponte, quindi fallo a favore Locorotondo. Pentasuglia per D'Alessio. Agostino, Massafra sull'auto di sinistra, corre veloce Barnabà, servito adesso. Prova a trovare lo spazio per crossare, riesce a servire di nuovo Massafra, cross dentro, l'aggancio non buono da parte di Valerio Palmisano, riparte il Savelletri con Schiavone, ancora Schiavone, rientra sul destro, buon lavoro di Schiavone, ancora Schiavone, molto bene questa fase che fa salire i suoi compagni. Cisternino, è partito Schiavone ancora, lo vede Cisternino, colpito di fatto da Alessio, Massafra, palla dentro per Krupi, manca l'aggancio, allora Ruanno deve andare a liberare, palla profonda, aggancia Comes, che subisce fallo da Massafra, trattenuta vistosa da parte del numero 10 del Locorotondo. Minuti di recupero per provare quantomeno ad accorciare le distanze con Locorotondo. Calcio di punizione affidato a Cisternino, palla dentro, la testa tocca Mammola, blocca Palmisano. Valerio Palmisano, lancio profondo in anticipo, Lisi su tutti, mette fuori, rimessa laterale a favore Locorotondo, con le mani Pentasuglia, altro anticipo, altra rimessa laterale a favore Locorotondo, anzi no, rimessa a favore del Savelletri. Chiesi, mette giù Schiavone, tocca D'Alessio, poi Telesca per Barnabà, Agostino, ancora D'Alessio, prova a scambiare con Palmisano, l'intervento di Chiesi, rimessa laterale Locorotondo. Yeah.
tocca ancora Chiesi, Schiavone spinto vistosamente, altro calcio di punizione a favore Savelletti. Batte Chiesi, palla profonda per Cisternino che non riesce a mantenere il pallone in campo. Con le mani Barnabà addirittura per Palmisano, palla difficile, mette giù Telesca, palla profonda ancora di Barnabà. Gomez prova ad andare via, lo contiene bene Barnabà, rimessa laterale a favore Savelletti. Gomez la mette giù di petto, riesce a crossare, esce Palmisano, più lungo Grubi, mette giù poi Mastronardi per Palazzo, sbaglia tutto Palazzo, regala la rimessa laterale al Savelletti. D'angolo, poi rinvio difettoso, Rubino alza un campanile, palla in area di testa Cisternino, ancora Rubino, alla fine Chiesi prova a liberare la palla per Mammola, non riesce ad agganciare, recupera Barnabà, altro lancio lungo di testa, meglio Aruano, tocca Di Carolo, poi Agostino, altra palla buttata dentro con calma Pugliese. Finisce qui un triplice fischio del direttore di gara, si chiude la 14ª giornata del campionato di prima categoria girone B, vince il Savelletti 2-0, la rete al 30esimo del primo tempo di Ivan Lisi, 37esimo del secondo tempo di Rubino. Nulla da fare per il Locorotondo, sale a 12 punti in classifica il Savelletti, rimane a 14 il Locorotondo, vittoria importante in chiave salvezza quella del patron Gioioso. Noi ringraziamo ancora i Savalpesca dei fratelli Gioioso e Sapore di Sali che hanno permesso questo evento. Ricordiamo il risultato finale, Savelletti batte Locorotondo 2-0, noi vi auguriamo il più cordiale buon proseguimento di serata. Siamo nel post partita di Savelletti Locorotondo, siamo con il tecnico della squadra di casa del Savelletti, mister Calamo. Mister, oggi una delle partite più difficili che si possono giocare perché avevate un derby molto atteso e difficile con il Locorotondo, però
avete vinto a nostro avviso con merito. È d'accordo? Sì, noi abbiamo vinto con merito, anche se la partita è stata condizionata molto dal vento, non siamo riusciti a giocare. Noi come squadra siamo una matricola in questa categoria, siamo una squadra di un paesino e oggi ci scontravamo con una realtà che, dove hanno fatto sempre calcio a livello di, superiore rispetto al nostro. Però noi oggi ci abbiamo messo il cuore, la volontà di vincere e dimostrare ai tifosi che non siamo una squadretta così tanto per caso in questa categoria, ce la giocheremo fino all'ultima partita. Al di là del risultato, che chiaramente è la cosa prioritaria, cosa la incoraggia di più dopo questi 90 minuti giocati? Il rientro di alcune pedine che fino a questo momento non ce l'avevamo, perché venivano da un infortunio lungo, quindi oggi hanno dimostrato che sono entrati in campo e hanno dato 90 minuti e questo ci porta fiducia per il futuro, perché avendo certi giocatori in squadra si può andare oltre alle aspettative. Dove può invece magari ancora migliorare la sua squadra? Dobbiamo migliorare il fatto di capire che non è più una categoria tipo la seconda, quest'anno è una promozione, non è una prima categoria, è una promozione, perché guardando il nostro girone è una promozione, ci sono squadre che giustamente vogliono vincere il campionato. Noi staremo lì, ce la giocheremo e quindi i ragazzi si impegneranno sempre di più, perché dobbiamo dimostrare che anche si può fare calcio senza pagare i giocatori. Infine, una vittoria che oggettivamente rilancia in maniera prepotente il Savelletri nella corsa salvezza. Quali sono secondo lei le squadre realmente antagoniste con le quali ve la giocherete fino alla fine? Beh, noi ci giocheremo con il Locorotondo, col Crispiano, col San Vito, con le ultime due, Squinzano e l'altro non me la ricordo neanche. Comunque noi faremo la corsa sempre su quelli che ci sta sopra. In questo momento ci sta sopra il Locorotondo e San Vito e faremo corsa a loro. Domenica andiamo a Crespiano, che oggi con questa vittoria l'abbiamo superato. Domenica ci sarà un'altra battaglia, perché lì andremo per vincere, non andremo per regalare punti a nessuno. Siamo con Francesco Mancini, calciatore del Savelletri. Francesco, oggi esordio di Antena Sud con il Savelletri, grande vittoria vostra 2-0, un risultato che, insomma, per quel che si è visto in campo riteniamo giusto. Qual è la tua idea in merito? Penso sia abbastanza giusto, non è stata una partita fantastica dal punto di vista del gioco, però era una partita molto sentita, si sapeva che come tutti i derby sono partite che poi sul piano del gioco diventano non bellissime da vedere, però l'importante, vista anche la classifica, la situazione, era portare a casa i tre punti, è quello che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto con merito e ci hanno aiutato tutti, ci hanno aiutato il pubblico, ci siamo aiutati noi da soli in queste settimane che non era facile allenarsi, perché comunque lo dico spesso, siamo un gruppo di ragazzi che lavorano e quindi uniscono a questo il divertirsi e il giocare a calcio, quindi è stata una vittoria importantissima e meritatissima, credo. Dove secondo te ha vinto la partita il Savelletri? Tu eri in campo, quindi sicuramente avrai captato magari il momento propizio o delle situazioni che fondamentali che poi hanno permesso il vostro successo. Secondo me in nessuna zona di campo precisamente, quello che ci ha fatto portare a casa i tre punti e quello che ci ha fatto vincere è stata la voglia. Si era capito già nel riscaldamento prepartita che e negli ultimi giorni di allenamento che lo spirito era quello giusto e quindi non c'è stata una zona di campo o una supremazia in qualche zona del campo che ci ha fatto vincere, è stata proprio quella, la voglia, la fame e la voglia di arrivare prima su ogni pallone, quella di dare uno spirito nuovo e di poter iniziare con questo anno un nuovo campionato, perché finora non è andata benissimo, sappiamo che le difficoltà c'erano e ci saranno ancora, però lo spirito è cambiato, qualche innesto probabilmente ce l'avremo dalle prossime partite,
è quello che ci ha fatto vincere è stata la voglia, tutto quello che chiedo sempre e che ci diciamo sempre di mettere in campo. Sono queste le partite che, se vinte, possono dare nuova linfa e grande, insomma, entusiasmo nella corsa salvezza. Ora il Savelletri dove si vede collocato secondo te? Può giocarsela pienamente? Concordi? Può tutto il Savelletri, perché l'abbiamo visto anche l'anno scorso, eravamo partiti da outsider e abbiamo finito il campionato secondo in classifica, l'anno prima ci eravamo salvati ai playout. Quindi soprattutto in queste categorie dove ci sono cambiamenti settimana dopo settimana tutto può succedere, quindi è difficile, perché vista la classifica uscire dalla zona, se sono ben informato su quale sarà la lotta salvezza, uscire dalla zona playout è tosta, però lo spirito di oggi è quello che ci può far stare tranquilli tra virgolette, ma può darci la forza di pensare positivo e pensare che potremo salvarci anche senza i playout e arrivare ancora più in alto. Prossima gara a Crispiano, che match sarà a questo punto, una gara da provare a portare a casa? C'è l'entusiasmo, quindi tutto può accadere. A questo punto chiamiamo Antenna Sud, che ci ha portato fortuna. No, non lo so, è una partita tosta sicuramente, probabilmente avranno qualche innesto nuovo anche loro. L'idea è quella di andare lì sempre a prenderci tre punti, vista anche la classifica, oggi li abbiamo penso sorpassati, non so la conferma dei risultati, però penso di sì. Questo ci deve far capire che ce la possiamo giocare ovunque, ovviamente fuori casa diventa un po' più difficile, ma ci vuole sempre, se c'è la voglia che abbiamo messo oggi, si può lottare ovunque, non ci dobbiamo proibire niente. Complimenti Francesco per la prestazione generale della squadra e per la prestazione personale tua, e magari, perché no, sarebbe un piacere rivederti tra 7 giorni. Grazie a voi per essere venuti, grazie agli sponsor che ci danno una mano. Io volevo fare un ringraziamento particolare alla famiglia Gioioso, a Francesco Gioioso, che da 3 anni sta facendo sì che questo sogno continui, perché Savelletri non aveva mai avuto una squadra di calcio e questa è la prima volta. Il sacrificio è grande, è quello che sta facendo lui con la sua famiglia e con i suoi colleghi, è fantastico. Poi i risultati a volte arrivano, a volte no, però è già grandissimo quello che sta riuscendo. Ringrazio anche tutti i ragazzi che nelle difficoltà cercano sempre di venire ad impegnarsi, a volte meno, a volte di più. Ringrazio tutti e niente, ci rivedremo, credo, spero, visto che ci ha portato fortuna.